fare tutto. Salta, vola, può anche ballare. È un fenomeno. Magnifico! Evidentemente sa parlare. Non ti racconto bugie, sai? Sì, certo, lo credo. Giuseppina sa tutto e me lo racconta immediatamente. Ma che cosa ti dice? Per esempio, dice che... Dovresti tenere la mano della ragazza con la quale hai l'appuntamento. Per esempio, mi ha detto di tenere la tua mano. Magnifico! La tua balena è magnifica, davvero! Giobbe, che cos'hai? Tac! Miguel, non fare il villano! È una cornacchia che ha lasciato cadere un uovo. Qui non ci sono cornacchie. Stai attento, Chop. Che combinazione, l'uovo ti è proprio caduto in testa. Oh! L'hai fatto apposta. Ma non arrabbiarti, Seria, ti ho portato un bel regalo. Oh, che bello! Perché fa così? Ha fame, andiamo a dargli da mangiare. So dove trovare del buon cibo. Vieni, Seria. Andiamo. Seria! Andiamo. Ehi, lo sai che qui alle Scorial non va niente se non ti sei arrampicare su un albero per prendere un uccello? Che sfrontatezza, tenersi per mano una ragazza! Questa è la nostra zona, la prossima volta non te la caverai così bene. Seria è andata con loro, però mi aveva detto che mi voleva bene. Cioppi, le ragazze si dimenticano di tutto quello che hanno appena trovano qualcosa di meglio. Succede sempre così. Non voglio più giocare con una ragazza. Ma dai, Cioppi, come posso spiegartelo? Sai, le ragazze sono come una farfalla. Vanno di fiore in fiore, ma non si dimenticano mai di quelli preferiti. Non preoccuparti. Seria tornerà da te, ne sono sicura. Anche perché è la prima persona che ti crede e che è convinta della nostra amicizia. Oh. Ti credo perché ti voglio bene. Cosa ti importa, Rosy? Ti ho cercato dappertutto, sai. Torniamo a casa a giocare. Uffa! Cinzia! No, apri la porta! Per favore! Apri! Dai, Cinzia! Non si apre. È uscita a fare la spesa. Oggi tutto si mette contro di me. Ma io devo andare in bagno! Oh! Cioppi, aiutami! Rosy, abbi un po' di pazienza, eh? Oh. Oggi è veramente tutto contro di me. Potrei passare di là. Devo andare in bagno. Aspetta un po'. Fatti più grande, Giuseppina. Oh, non posso più aspettare. Cioppi, come hai fatto ad arrampicarti? È tutto merito della mia balena. La balena? Che balena? Non ti credo. Io penso che tu sia volato. Tu sai volare, vero Cioppi? L'ho sempre detto che sei fantastico. Ma Rosy, se te lo dico io, ci devi credere. Entra, su. Ah. Ma com'è possibile? Non riesci a convincersi della tua esistenza e preferisci immaginare che io sappia volare. Sembra che ci sia soltanto Seria che crede alle balene. Guarda,
Ah? Cosa ti avevo detto? È tornata da te? Sì. Seria, che cosa è successo? All'inizio l'uccellino mi è molto piaciuto, ma adesso mi fa compassione. Penso dovrò riportarlo al nido dai suoi genitori che l'aspettano. Tu sei molto gentile. Non sei in collera con me, vero? In collera io? Ma sapevo che saresti tornata, sai? Davvero? Ma come sei diventato furbo? Va bene, continua così, amico. Dallo a me, lo porto indietro io. E ti ringrazio, ma non sai arrampicarti su un albero così alto? Certo che lo sa, può perfino volare come un uccello. Tu, Rosy, stai a casa, hai capito? Dove vai? Ti avevamo detto di non tornare più qui, te lo sei dimenticato? Ho portato indietro l'uccellino. Che cosa? E gliel'ho chiesto io. Dallo a me. No. Dammelo. No. Miguel, quell'uccello è mio. Sì, ma te l'avevo regalato io però. Adesso è mio però. Lasciaci passare. No, è mio. Lo rivoglio subito. Prendetelo. Miguel, perché non la smetti? Prendetelo! Ah! Su! Non ci puoi scappare! Prendiamolo! Dai, corri! Eccolo, non ci Ciappi! Fermati! Ciappi! Non ci deve scappare, prendiamolo! Sta correndo! Ciappi! Dai, forza! Giuseppina, ho bisogno del tuo aiuto. Fatti più grande. Vai. È sparito, non riesco a vederlo. Ma dove sarà andato? Cercatelo. Dai, forza, ragazzi, andiamo. Adesso è tutto a posto. Non mi troveranno mai. Ecco il nido. È là. Auguri. Ah, Ciappi, lo hai riportato dai suoi genitori. Ma non sa arrampicarsi, è una bugia. Ma sì che l'ha fatto. Non sentite gli uccelli che cantano? Ciappi, sta attento! Ciappi, aiuto! Aiuto! Giuseppina! Seria, ho fatto ciò che desideravo. Tutto a posto? Stai bene? Certo, Seria. È caduto da un albero così alto, non è possibile. È la mia balena che mi ha aiutato. Sì, lo so, hai ragione. Che cosa dici, una balena? Sì, è la sua compagna, una balena. Balena? Nessuno può vederla. Una balena invisibile? Non esiste una cosa del genere. Quel tizio è matto. Ma se ve lo dico io, la balena vola anche a testa in giù e balla. Tu l'hai vista, la balena? No, non l'ho vista, però ci credo. E tu credi a una cosa che non hai mai visto? Ma non ti sei accorto di come ha aiutato Ciappi quando è caduto dall'albero? Ma non si è fatto male semplicemente perché è caduto sulle foglie. Le ragazze sono così cretine che credono a tutto.
Choppy, sono molto perplessa. Va bene, adesso ti mostrerò com'è magnifica la mia balena. Giuseppina! Sì, Choppy? Fatti grande, grande, grande come vuoi. Ancora, ancora più grande. Più grande, Giuseppina, ancora più grande. Ancora più grande, Giuseppina, di più, di più. Andiamo, questa montagna è la mia balena. Ma sentite che sciocchezze dice. Vediamo un po'. Certo. Una caverna. Ma come l'hai scoperta se neanche noi la conoscevamo? È la bocca della balena. Entriamo pure. Seguitemi, su, avanti. Ma che eccitante. Per il getto dell'acqua. Sì, hai ragione. Su, vieni, seguimi. Sì, Choppy. Oh. Oh, vieni. Ecco, vedete? Qui adesso noi siamo sulla schiena della balena. Sembra piuttosto una montagna. Io conosco la storia di Sinbad, che aveva incontrato una balena e pensava che fosse un'isola perché aveva della terra sulla schiena dove crescevano erbe e alberi. Allora facciamo un grande fuoco. Se è veramente una balena, deve muoversi come nella storia di Sinbad. Su, dai, presto, facciamo un fuoco. No, brucerebbe Giuseppina. Fuoco. Smettila, ti dico. Sta zitto, tu. Così va bene. Che cosa è successo? Oh. Giuseppina, ti sei scottata molto. Sì, tanto. Faceva molto caldo. Fuoco! Aiuto, Choppy! Non aver paura, Celia. C'è Giuseppina con noi. Ci salveremo, vedrai. Choppy, leva l'erba secca di là, così il fuoco non arriverà fino qui. Ah, sì. Togliete l'erba secca. Oh, aiuto! Andiamo attraverso la caverna. Aspetta.
Aspettami qui, non muoverti, eh? Tieni. Giovi! Possiamo tornare da seria. L'incendio. È il mio segreto. Il tuo segreto? Sembrava impossibile. La mia balena mi ha aiutato. La balena? Grazie, Giuseppina. Seria, tu mi credi, vero? Sì, e anche più di prima, sai? Choppy si sente in gran forma perché ha dimostrato coraggio e inoltre ha preso fiducia in se stesso. Adesso sa che può battersi con qualunque nemico perché c'è Seria che crede in lui.